Allora, questo incontro alla Feltrinelli sul canto si è appena concluso. Brunella e Francesca, qual è la vostra sensazione rispetto a questo appuntamento? L'impressione è un'impressione positiva, cioè nel senso che così come era nel nostro intento, diciamo che volevamo creare una dimensione non solo di supporto tecnico, cioè nel senso che volevamo spiegare effettivamente l'utilizzo della voce come strumento, quindi dare anche delle nozioni che fossero un tantino sul piano didattico, diciamo, tecniche, così. Però volevamo anche far passare, veicolare un'altra cosa, cioè il senso di quanto potenziale c'è nel cantare e che quindi di quanto si possano esprimere le proprie emozioni, i propri sentimenti, le proprie sensazioni e quanto sia importante saperle comunicare. E mi è sembrato, insomma, che soprattutto con l'attivazione finale questa cosa sia passata in maniera abbastanza forte. Una curiosità forte da parte di tutti gli intervenuti, a volte è una questione tecnica, a volte è una questione di gusto, no, c'è una curiosità che ha lasciato anche molto interesse anche presso di voi, immagino. Innanzitutto poi la competenza anche di alcune domande, no? Nel senso che effettivamente si crea uno spazio di attenzione intorno al musicale che rivela una padronanza, no? Una consapevolezza anche nelle persone che ti porgono delle domande assolutamente non banali, che si interrogano per esempio sulla devozione, che bisogna, è stato molto bello l'intervento di un signore sulla devozione che bisogna al testo, che secondo me è veramente interessante. Ma non come parola, perché abbiamo avuto modo con Brunella di parlare, no, sul senso che sia la musica a veicolare l'emozione ancor più che non la parola in senso stretto, in modo che il sonoro vinca poi su tutto, ma l'ambiente emotivo, cioè la situazione emotiva, privilegiare questa e quindi imparare a entrare completamente in un pezzo. È un'esigenza che un cantante, è una tecnica che un cantante deve apprendere e che il pubblico abbia evidenziato delle volte il gap tra questa assenza di contenuto emotivo, seppur cantando un testo importante, molto intelligente come osservazione, l'ho trovata molto pertinente. Spesso però, come voi avete anche puntualizzato, gli allievi di canto vengono da voi, però come facevate anche riferimento durante il vostro intervento, vengono da voi o vogliono fare Sanremo o Amici di Maria De Filippi, insomma. Sì, certamente, sempre. Va bene, è una croce che ormai ci portiamo da una parte, appunto, come diceva la mia collega giustamente, ben vengano perché almeno quantomeno cioè, attutiscono diciamo, questa moria delle vacche che c'è dal punto di vista lavorativo. Vanno salvati da piccoli, Ecco, esatto, il non problema è uccisi, questo, non salvati. uccidere, vanno salvati da piccini. Allora, al di là del fatto che appunto partono sempre con queste velleità, senza supportarle assolutamente poi con quello che è una vera motivazione profonda, cioè vogliono andare a Amici di Maria De Filippi e basta, per uscire in televisione, insomma, senza faticare, senza studiare, senza progredire, senza conoscersi così. E vabbè, questo purtroppo è quello che esce fuori ormai già da un bel po' di anni. E il dovere di un insegnante, secondo me, è quello quindi non soltanto di supportarlo sul piano tecnico, ma quello di far crescere una persona anche proprio sul piano artistico e quindi con tutta una serie di aspetti correlati, insomma, che sono quello della consapevolezza di sé, del bisogno di comunicare, che sono molto più importanti rispetto al fatto di apparire. Torniamo a From, essere, apparire, basta, cioè, basta con queste apparizioni. Tra l'altro, uno degli argomenti che può interessare anche chi studia è il fatto che si possa avere una possibilità di lavorare attraverso questo tipo di strumento. Però il musicista a volte è costretto un po' a ripiegare verso l'insegnamento quando magari avrebbe velleità più da musicista che da insegnante. È vero o è falso? Guarda, io non sono molto d'accordo, nel senso che ripiegare per taluno può essere laddove non c'è interesse ad insegnare effettivamente un luogo soltanto per rimediare, insomma, un po' uno stipendiuccio, insomma, quel fisso mensile, no? Però io trovo che imparare ad insegnare, cioè imparare a trasferire ad un'altra persona
quello che tu magari hai fatto anche un po' istintivamente, perché magari chi lo fa di professione un talento in più, no? Voglio dire, un potenziale un po' più forte rispetto ad un altro che lo comincia senza una grande attitudine musicale, probabilmente lo aveva, ma rinominare delle cose che tu fai anche istintivamente per trasferirle ad un altro, secondo me è una forma di crescita irrinunciabile per un musicista. Poi non dimentichiamo che appunto diversificare il modo della comunicazione diventa per un individuo la possibilità di diventare una persona migliore, perché riuscirà a parlare a tutti i livelli e con tutti, anziché scegliere un unico livello di traguardo, no? Che è quello del palcoscenico, io sono da qua e vi lancio qualcosa, no? La comunione che c'è anche perché guardi là, mi distrai, che c'è nel rapporto didattico, secondo me è una cosa irrinunciabile. Io non parlerei di ripiego, sempre che uno non ha passione, se non ha passione non lo faccia, perché l'insegnante che si rompe le scatole fa dei danni tremendi e spegne l'entusiasmo ai ragazzi che magari, se avessero incontrato la persona giusta, avrebbero fatto più strada. Riprendere adesso a fare lezioni di canto per me ha acquistato proprio tutto un altro senso, nel senso che per la prima volta mi sono trovata in una struttura che mi ha permesso di farlo così come però lo volevo fare io, e non prendiamo l'allievo perché ci serve e quanto facciamo numero. No, io scelgo l'allievo perché voglio interloquire con quell'allievo e voglio passargli tutta una serie di cose che io ho acquisito nel corso degli anni, ma sono cose che secondo me non... cioè io proprio per prima ho l'urgenza di comunicare, cioè deve essere un piacere reciproco, non può essere un piacere solo dell'allievo e l'insegnante si fa due palle così. Insomma, con la musica si vive decisamente meglio. Molto meglio e salva dalla follia, perché altrimenti qui saremmo tutti... Con la musica non si vive, perché l'uomo è un essere musicale, noi facciamo continuamente suoni e sorvoliamo.